Buongiorno, io ho avuto modo di vedere, diciamo, questo video che è stato passato da Teleotto e poi gira su Facebook e su YouTube. Una prima reazione era quella di ignorarlo come meriterebbe di essere ignorato, rifacendoci forse un po' al vecchio detto di Umberto Eco che purtroppo i media e Facebook in particolare, oltre a tante cose utili, ha liberato anche una legione di stupidi, di imbecilli. Però purtuttavia io ho il dovere di tutelare il lavoro della mia azienda e dei miei dipendenti. Dal video sembrerebbe o si vuol far apparire come se sostanzialmente mezza città fosse dietro la porta ad aspettare. Non è assolutamente vero. Non bisogna fare confusione né con gli altri servizi di altre ditte né tantomeno con Poste Italiane. Noi siamo un'azienda, un operatore postale che opera in tutta la Sicilia e a Mazara del Vallo abbiamo preso una commessa di 15.000 raccomandate, 15.000 raccomandate che sono state evase nell'arco di una ventina di giorni, il che comporta ovviamente, essendoci 8 operatori in giro, che lasciando ogni giornalmente 200 raccomandate ciascuno, a fronte di 200 raccomandate, la statistica dice che ci portano indietro 30-40 avvisati, che secondo il nostro punto di vista ci stanno tutte, non conferma assolutamente il fatto che non suoniamo e lasciamo avvisi. Avere dietro la porta una quarantina di persone assolutamente non significa avere tutta la città avvisata. Il problema degli orari, noi abbiamo degli orari ben fissati, dalle 9.30 alle 12.30 tutta la settimana, escluso il mercoledì che apriamo di pomeriggio proprio per favorire chi magari di mattina non può arrivare. È ovvio che tutti i cittadini, con noi compresi, lavoriamo, ma non potremmo sicuramente adattarci agli orari di tutti. Il fatto che per mia disposizione specifica e nel rispetto alla carta dei servizi, quando in sala d'aspetto vi sono o fuori vi sono più persone di almeno una ventina e si è fatta mezzogiorno, proprio per consentire che entro le 12.30 si possa terminare il lavoro, anche perché in automatico i terminali si spengono alle 12.30, è ovvio che mezz'ora prima ci fermiamo non consentendo più l'ingresso ad ulteriori persone. Da questo a delle illazioni come dire, da leoni o tigri da tastiera, qualcuno che ci ha definito addirittura lupi bastardi, noi saremmo pure lupi, ma la voglio chiudere con una battuta, se andate in un circo sicuramente trovate le tigri e i leoni, mai troverete un lupo. Noi stiamo operando cercando di fare il nostro lavoro al meglio. Siamo l'unica azienda in provincia di Trapani che opera con i terminali e significa che i nostri certificati di avviso sono automatici, non è assolutamente vero che sono prestampate e vengono imbucati. La signora che si nasconde dietro il video abbia sempre la fortuna di non essere individuata da me, perché forse non ha capito che in quel video ci sono una serie di reati, le quali potrebbero anche essere motivo per essere portati in tribunale. Il lavoro che abbiamo fatto è il nostro, non rispondiamo certo del lavoro degli altri. Ci viene da sorridere quando dicono che i miei portalettere imbucano e scappano, parlano di video con gente sui motorini. I nostri portalettere camminano a piedi, perché non operiamo una busta qua, una busta là, ma per zone. Se arriva in una zona, si lascia la macchina e si fa la zona a piedi. Quindi nella peggiore delle ipotesi lo trovereste una porta dopo. Poi siamo tutti a casa, ma io non vedo la città deserta, vorrei capire se siamo tutti a casa e tutti gli altri chi sono che sono in giro per Mazara.